Grazie dell'invito, è sempre molto interessante sentire i colleghi confrontarsi su un tema molto trasversale, perché poi alla fine questo tema delle tecnologie, soprattutto le tecnologie digitali, è un tema veramente estremamente trasversale. E peraltro è un tema che coglie appieno una delle suggestioni che anche l'autorità ha un po' cercato di mettere al centro del proprio piano strategico del prossimo triennio, è quello cioè che alla fine questo terminale ricade in maniera ancora più efficace nelle mani dell'utente, perché poi il governo di questi processi attraverso meccanismi di cui siamo più o meno consapevoli, e questo è un altro aspetto su cui magari poi facciamo una battuta, però in qualche maniera riconducono alla nostra capacità di controllo tutta una serie di processi di attività. In realtà l'autorità adesso ha un punto di vista abbastanza più ricco, mi verrebbe da dire, che non soltanto tra virgolette, quello energetico, perché essendosi allargato alla parte idrica e alla parte dei rifiuti, il tema di avere il consumatore al centro, diciamo così, un consumatore consapevole, diventa ancora più rilevante, perché capite, con una battuta che uso spesso, ma che credo descriva la situazione, i servizi saranno anche molti, ma alla fine il consumatore finale è uno ed è quello che deve, nell'economia complessiva della sua gestione, anche economica, dei servizi, trarre un po' le conclusioni. È certamente vero che quello dell'energia è il settore che di più sta conoscendo un cambiamento, un po' indotto da motivi esterni al settore stesso dell'energia, la crescente sensibilità ambientale, i temi legati al cambiamento climatico, insomma, è un percorso che dura da tempo e di cui è inutile annoiarvi, ma certamente una delle risposte principali è stata quella della diffusione molto ampia delle tecnologie di generazione distribuita, quindi fondamentalmente su base rinnovabili, e quindi la pressione a un cambiamento profondo del sistema, perché da un sistema gerarchico, come noi sappiamo, in cui il consumatore è un po' consegnato alla periferia dell'impero e in fondo doveva essere un buon pagatore, adesso è un soggetto che può assumere dei ruoli diversi. Faccio subito una precisazione, un disclaimer che faccio sempre, perché poi qui parte la narrazione del prosumer, che è certamente una suggestione di grande interesse, ma ancora per un po' di tempo non moriremo prosumer, nel senso che ci sarà ancora spazio per un utente che ha caratteristiche fondamentalmente di consumatore più consapevole magari dell'energia, che fa anche delle richieste di servizi addizionali, ma non ha magari semplicemente la possibilità di diventare, non la volontà o la consapevolezza, proprio la possibilità di diventare prosumer. Quindi il caveat che lancio sempre è attenzione a non costruire tutto il ragionamento evolutivo attorno a una figura che diventerà certamente rilevante, avrà sempre un ruolo maggiore, ma non sarà immediatamente maggioritaria, anche perché molti di questi prosumer potrebbero anche decidere, delle Renewable Energy Community, una delle forme di aggregazione che anche la Commissione immagina, potrebbe anche decidere di partecipare finanziariamente ed economicamente a un meccanismo di generazione, e quindi mettendosi comunque con un interlocutore diverso da quello che è il fornitore, il modo tradizionale, diciamo, di rifornirsi di energia, ma non necessariamente diventando egli stesso un produttore. Questo è un aspetto rilevante da tenere presente, perché in realtà il prosumer, propriamente detto, ha anche un elemento proprio tecnico di interazione con il sistema. L'autorità in questo momento ha due, diciamo, grandi cantieri in corso, e uno è quello del TIG, del Test Integrato di Dispacciamento Elettrico, che è un po' il modo con cui cercare di far evolvere tutta quella dimensione che una volta era molto residuale nel sistema elettrico e che sta diventando via via più importante, quella dei servizi per rendere stabile il sistema elettrico. Questi servizi, che avevano una valorizzazione
tutto sommato quasi marginali nella vecchia, nel vecchio modello, stanno diventando rilevanti, prevalenti in maniera economica e offrono al prosumer o all'aggregazione delle loro varie connotazioni il margine economico su cui poter costruire un effettivo interesse costruzione dell'aggregato, perché alla fine questa è la condizione. Se non esiste una capacità di esplorare un margine da qualche parte, diventa soltanto un approccio estetico quello di costruirsi degli elementi di aggregazione. Molto spesso si confonde questo margine con il meccanismo degli oneri generali del sistema, quindi con la capacità di esentarsi da oneri esistenti, ma questa è evidentemente una visione molto di poco respiro. Quello che invece auspichiamo, presumiamo che possa succedere, è che l'aggregazione porti alla capacità di fornire servizi a un sistema che ha bisogno di valorizzare quei servizi. E la domanda che mi è stata fatta è assolutamente centrata, perché queste aggregazioni, che adesso sono ancora, in questo momento la sperimentazione che l'autorità ha fatto più rilevante sono le cosiddette UVA, le unità virtuali e le unità miste, cioè unità virtuali che aggregano oggetti che singolarmente non avrebbero la capacità, miste perché mettono assieme sia una componente di generazione sia una componente di consumo. Ne abbiamo in questo momento contrattualizzate circa per un gigawatt complessivo di potenza, vengono ancora chiamate in maniera molto marginale dal sistema, ma tutto questo perché dà l'evidente dimostrazione che siamo in una fase estremamente transitoria, estremamente, mi verrebbe da dire, sperimentale, li chiamiamo anche proprio esperimenti regolatori nella regolazione, che facciamo proprio perché hanno la funzione di cominciare a capire quanto effettivamente il mercato sia in grado di esprimersi su questo. E sono ancora oggetti e servizi che vedono il business to business come elemento di riferimento principale, ma è chiaro che l'estensione a un meccanismo retail, a un consumatore finale, sarà il passo immediatamente successivo, perché è vero che la dimensione sarà estremamente piccola, ma la numerosità è estremamente elevata. È chiaro che c'è una funzione di costo da esplorare, cioè la capacità di controllare e di aggregare questi sistemi in maniera aggregata è un costo esso stesso di cui io mi devo far carico prima di essere in grado di determinarne un margine. E allora molto spesso nasce questa suggestione dei blockchain, delle leggi distribuite, dei sistemi che in qualche maniera siano in grado di fornire quella regolazione non terza ma implicita nel sistema, che al di là di tutto dovrebbe avere una funzione primaria di battere i costi complessivi della transazione. E si portano dietro un non trascurabile elemento, che è quello delle informazioni che vengono e degli algoritmi che lo controllano. Allora, su questo io faccio, cercando di avervi dato questo contesto, perché sono tutte cose su cui si sta facendo molta anche ricerca regolatoria, mi sarebbe da dire, sono tutte cose che si stanno, noi non abbiamo, diciamo molto francamente, oggi non abbiamo un sistema deframmentato, noi abbiamo un sistema che è ancora strutturalmente gerarchico, che ha esplorato in gran parte le sue capacità di acceptability di distribuita, è un sistema efficiente, è un sistema stabile, è un sistema in grado di dare servizi, è uno dei migliori sistemi in Europa, nel mondo, ma non abbiamo ancora cambiato il meccanismo. Cambiare il meccanismo è una roba che sta ancora nei centri di ricerca, un nome convenzionale che sentirete è quello di Web of Sales, cioè l'idea di aggregare un sistema che si è disarticolato, un po' come le celle delle telecomunicazioni, se ci pensate, in cui la risoluzione del bilanciamento del sistema viene fatta a livello locale e interagisce con i livelli prossimi solo in un'ottica di aiuto. Quindi quando io con la mia generazione locale, con il mio consumo locale, non riesco a soddisfare il bilanciamento del sistema, chiamo risorse che vengono da un mondo prossimo. Però è una cosa che non è ancora implementata, è una cosa a cui si potrà tendere. Ma veniamo con noi invece al punto degli aggregati, perché gli aggregati nella forma delle Renewable Energy Communities o delle Citizens Energy Communities, che pure è un'altra declinazione sulle due suggestioni che le direttive europee lanciano in questo momento, che nel 2020 saranno oggetto di recepimento da parte delle normative
alternative nazionali, non dico espongono, costruiscono una situazione in cui gli algoritmi diventano oggettivamente importanti, perché il controllo distribuito di questi meccanismi sarà la condizione inevitabile per costruire quella capacità di assorbire i costi, perché sarà evidentemente impensabile che si monti un piccolo centro di controllo per ogni aggregato. Sarà inevitabilmente necessario che tutti questi meccanismi procedano per forme di bilanciamento automatico, in altri tempi avremmo detto di sistemi smart, perché poi alla fine questa è la smartizzazione, cioè un sistema che sia in grado di bilanciarsi, di autodescriversi in maniera continua. E quello che ci portiamo dietro in questo senso è un po' il rischio bot, che è vero che batte sui mercati finanziari, ma rischia di battere anche sui comportamenti che vengono delegati dall'utente al sistema. In questo momento questo rischio, al di là della smartizzazione del contatore, che ha degli effetti sostanzialmente lato sistema, lato utente è molto poco visibile. Credo che pochi di voi abbiano esperienza di soggetti che consegnano al sistema la propria gestione energetica. Io ho esempi di persone che fanno la propria gestione energetica, ma a parte questo, se la facessimo la faremmo sicuramente con meccanismi, e in fondo anche il canale informativo che in questo momento possiamo utilizzare è ancora relativamente debole. Il portale Consumi, partito a luglio, è uno dei primi oggetti che vi dà delle informazioni, mi dà anche la bolletta, ma la bolletta non c'è fatica a leggere, non riesco a capire. Il portale Consumi, o molti operatori lo stanno facendo adesso, ho il grafico dell'andamento dei consumi, ma è un dato mensile, sfasato di circa un mese, non è un quarto orario immediato, quindi non è una cosa che ci permette un'algoritmica di controllo vero. Forse la cosa più vicina che comincia a lanciarci in questa direzione è la cosiddetta 102, qui uso una terminologia un po' da detti ai lavori, ma è sostanzialmente un canale di comunicazione che dal contatore, invece che andare verso il sistema, va verso il consumatore. Quindi mi permette di avere in casa delle informazioni dirette, ed è una cosa che è stata lungamente dibattuta, attivata. Adesso abbiamo fatto anche recentemente delle delibere per dire che la comunicazione PLC che si utilizza per trasmettere questi dati, tutto sommato affidabile, funziona eccetera. Non trascurate questo aspetto, perché è il primo momento in cui il sistema apre un canale di comunicazione che non ho più interno al perimetro del sistema, ma un canale di comunicazione che va a battere e che può essere intercettato tranquillamente dagli over the top. Diventa il primo momento in cui ho una comunicazione energetica vera, che in maniera più o meno consapevole, con autorizzazione che decideremo se e come dare, consegniamo a un soggetto che le può aggregare e le può controllare. Ed è lì che cominciamo a vedere la necessità di una attenzione, non dico di una regolazione, ma certamente di un'attenzione ai comportamenti collettivi che potrebbero derivare dal controllo di questo tipo di segnali, nel momento in cui non ho più un'aggregazione che nasce così, per un'adesione spontanea a un gruppo di acquisto, tanto per dire una cosa che adesso si può fare, ma perché reagisco a un'offerta commerciale che mi chiama ad essere. Allora, tutto questo per dire, in un discorso che potremmo portare molto avanti e che invece interrompo perché il tempo non lo consente, questo per dire che la regolazione oggi ha un compito importante in termini di comprensione di quelle che sono le dinamiche evolutive delle tecnologie, con, lasciatemelo dire, anche un certo sforzo di fantasia, perché immaginarsi una visione un po' command and control, in cui all'interno di una torre d'avorio più o meno isolata si ha una visione ideale di quello che dovrebbe essere l'evoluzione del sistema, rischia di esporci a significativi disallineamenti tra quello che effettivamente succede e quello che ci aspettiamo di regolare. Da questo punto di vista, e chiudo proprio con questa battuta, credo che la prima risposta sia proprio quella di un'interazione molto forte e di una trasversalità molto forte tra le diverse autorità, che si trovano di fatto un po' tutte nella stessa situazione, nel fatto di comprendere che la componente singola, la singola settorialità, non riesce a cogliere la complessità del fenomeno. Perché capite benissimo che recuperare un dato 102 sul comportamento che mi descrive
descrive le abitudini domestiche della persona quando entra, quando esce di casa, quando scade, quando scade, eccetera, e da questo derivo delle informazioni sui suoi comportamenti, il regolatore elettrico potrebbe anche decidere che è una cosa che non interessa, ma qualcun altro potrebbe invece dare un warning di comportamento. Qua mi taccio, poi mi chiudo.